Giovanni, a parte il cane che l'abbiamo salvato quando... Abbiamo salvato un cane veramente, me lo sono visto proprio davanti alle ruote della macchina. Fortunatamente che non è successo niente, sennò l'avrei avuto sulla coscienza. Sono contento, la gara di casa. Abbiamo vinto con un bellissimo tempo, sono veramente contento. E contento anche di mio figlio che ha debuttato con un 1600 per la prima volta e si è molto avvicinato ai suoi rivali. Bene. Saluto tutti e alla prossima. Giovanni, dopo l'esperienza della Sila, 1600, come va? È una bella macchina, bisogna imparare tanto su una macchina del genere e
E poi era dall'anno scorso che non giravo Pirelli, oggi un pochettino le mani restavano incrociate, diciamo, ne stavano tutte. No, diciamo che devo riabituarmi ai Pirelli, però sono contento, la gara di casa è bello esserci, ecco. E sono contento per lui che ha vinto. Dopo l'esperienza della Sila, che sensazione ti ha dato percorrere il tracciato da Ponte Corace Pirio? È gara di casa, anche se è slalom, speriamo di fare la salita il più presto possibile, perché sarà secondo me un'emozione unica. Già lo slalom è qualcosa di bello. Ci rivediamo alle salite. Bene, grazie Domenico, grazie Giovanni. Ciao. Non respirare. Ed ecco che cosa succede a chi corre troppo in macchina. Eccolo. Che succede? Che ne so? Vabbè, chi non è nato non è su YouTube, vai Renato. Renato! Yeah, scende sa macchina! Ecco il cazziatone del figlio. Allora, gruppo RS, classe 1004, terzo classificato, Barca Vincenzo. Invita sempre lui, le vediamo tutte insieme. Secondo classificato, Battaglia Biagio. Allora passiamo al primo classificato, Marchio Domenico.